I passeggeri sono in crescita qui all'aeroporto d'Abruzzo. Sì, devo dire che a giugno abbiamo avuto un'impennata veramente eccezionale, un 7,7 che parla da solo e che ha portato la media degli ultimi 6 mesi oltre il 5% di aumento. Facciamo passi da gigante, c'è una grande attenzione sia nell'incoming di stranieri che arrivano, che sono circa la metà di tutti i passeggeri, ma anche abruzzesi, marchigiani, pugliesi e molisani che hanno un trasporto pubblico aereo davvero efficiente. E poi c'è una novità, se non sbaglio, che riguarda una nuova tratta per Malpensa, è giusto? Sì, nel senso che, come molti sanno, l'aeroporto di Linate è chiuso dalla fine di luglio per lavori e quindi l'aereo per l'Alitalia ci sarà fino al 26 luglio, che collega Pescara con Linate, poi non ci sarà fino al 25 ottobre. Abbiamo però avuto in cambio la possibilità per la prima volta di sperimentare un Pescara a Malpensa che partirà dal 27 luglio al 25 ottobre e che consentirà agli abruzzesi, ai marchigiani e ai nostri utenti in generale di avere un hub intercontinentale. In altre parole, uno può prendere l'aereo a Pescara, cambiare a Malpensa e andarsene negli Stati Uniti invece che in Africa, in Cina, in India o dove preferisce in Sud America, senza trasportare i bagagli con una sola compagnia, cioè l'Alitalia o quelli in co-sharing con l'Alitalia. Questa è una novità molto importante perché avere un hub intercontinentale collegato fa di questo aeroporto ulteriormente un aeroporto internazionale. Per concludere, i prossimi obiettivi? Entro luglio l'apertura completa del duty free shop, che è una novità assoluta per questo nostro aeroporto d'Abruzzo che si aspettava da 20 anni, e cioè un secondo bar interno, uno per i passeggeri Schengen, uno per i passeggeri non Schengen, e una serie di negozi interni dopo il controllo di sicurezza che permetterà a tutti i passeggeri stranieri e italiani di portare via dall'Abruzzo le cose che preferiscono della nostra regione.